Siamo qui nel quartiere Corvo per festeggiare i 25 anni della nascita del gruppo Scout Catanzaro 10 e abbiamo programmato 2 giornate di festa. I ragazzi hanno allestito questo campo facendo delle costruzioni. Abbiamo anche allestito una mostra fotografica che ripercorre i nostri 25 anni di cammino Scout. In questi 2 giorni di festa vogliamo far conoscere alla popolazione del quartiere chi siamo, la nostra vita, quello che facciamo, quello che ci proponiamo di fare. Speriamo che siano 2 giornate belle, piacevoli e che ci divertiamo insieme. Voi siete i nostri responsabili di zona. Cosa ne pensate di questo gruppo? Beh, è un gruppo che sicuramente ha avuto tante vicissitudini, ha tanta vitalità, lo dimostra anche il fatto che con il 25esimo, quindi questo anniversario di presenza nel territorio, abbia ancora forza e la voglia di veramente di fare tanto per quello che questo territorio. Sappiamo già che ha fatto già tantissimo, quindi non è da poco. E vedere i suoi capi di oggi, che erano i lupetti che in un certo qual modo li abbiamo cresciuti quasi insieme, perché anche se in gruppi paralleli, ma l'abbiamo visto veramente crescere, vuole dire tanto. Tu, Valeria? Dunque, io non ho vissuto gli anni passati perché io sono relativamente giovane di scoutismo, ho solo 8-9 anni, quindi non ho vissuto gli anni dell'esordio. Sicuramente mi va di dire che lavorare in un territorio così difficile e avere 25 anni alle spalle significa avere la forza e la volontà veramente di giocarsi e quindi sicuramente una nota di merito perché non è bello festeggiare un gruppo che non lavora in un territorio difficile, è bello festeggiare un gruppo che lavora in un territorio difficile con le problematiche che deve affrontare quotidianamente e raccogliere i risultati. Che suggerimento ti senti di darci? Un consiglio? Suggerimento che fondamentalmente diamo un po' a tutti i gruppi, dobbiamo cercare di rendere appetibile la proposta Scout perché noi soffriamo della mancata presenza di adulti che vogliono giocarsi e questo ovviamente penalizza i ragazzi che invece si affacciano con entusiasmo e curiosità al nostro mondo. Quindi noi dobbiamo fare uno sforzo in più, ma non voi gruppo Catanzaro 9, ma noi come zona Tre Colli, per cercare di far innamorare gli adulti di questa nostra proposta, prima loro e poi i ragazzi. Purtroppo questa è l'unica cosa che mi sento di dire, sulla quale invito un po' tutti a cercare di lavorare. Aggiungerei a quello che ha detto Valeria, perché d'altronde in zona è quello che noi ci prefiggiamo, è quello di riuscire a fare ancora di più rete, cioè rete con gli altri gruppi, rete tra tutti gli scout. Quest'anno si è iniziato a fare questo, ma ancora siamo all'inizio, siamo al primo gradino, quindi auguriamo veramente che questo sia l'inizio. Grazie. Chi era Giovanni Falcone e Paolo Borsellino? Commercianti, politici o magistrati? Magistrati. Lea Garofalo è scappata dalla sua terra, per lavoro, per amore o perché costretta? Perché costretta. Sul nostro territorio esiste la mafia? Sì, no? Non so. Sì. Ok, grazie. Grazie a te, Sabrina.
si reputa soddisfatto del metodo educativo Scout e delle esperienze che vengono proposte ai suoi figli? Sicuramente. Sia per quello che vengono rivolti ai ragazzi e sia per la collaborazione che c'è con i genitori. Sicuramente non può essere diversa la risposta, perché su tre figli, quasi due e mezzo sono rimasti negli Scout, vuol dire che gli Scout hanno dato tanto. Sì, molto. Il bambino è molto più estroverso da quando frequenta il gruppo Scout e poi mi piacciono molto i principi che ispirano gli Scout in generale, in particolare il gruppo Catanzaro 10. Vista la vostra esperienza, vi sentireste di consigliare ad altri genitori di iscrivere o di far partecipare comunque i loro figli in un gruppo Scout? Sì, sicuramente, ma già lo facciamo. Assolutamente sì, anche perché il territorio, al di là degli Scout, al di là della parrocchia, offre nulla, quindi comunque è un centro di aggregazione importante, fondamentale, di sostegno sia alla genitorialità sia ai bambini. Per cui sì, ti consiglia. Io semplicemente, quando chiedo a qualcuno di, diciamo, intraprendere questo cammino, dico quello che ho fatto io, semplicemente questo, racconto la mia esperienza. Dico che il cammino vale non solo per i bambini e i ragazzi, ma anche per gli adulti. È un cammino educativo che è anche molto divertente e molto faticoso. Lo faccio sempre, lo faccio continuamente. Cioè, fino all'anno scorso proprio dicevo il metodo migliore per crescere i bambini. Poi una dei due è un po' più timida, per adesso un attimino si è allontanata, però Andrea è invece molto portato, è molto felice, non vede l'ora di fare le partenze, le uscite, quindi per me è un ottimo metodo educativo. Poi dipende anche dai bambini, dalla predisposizione che hanno verso magari attività che sono un po' impegnative, all'aperto, comunque nella natura. È un'attività che richiede capacità di adattamento, che secondo me è importante per tutti quanti acquisire queste capacità, però bisogna essere anche, avere una vocazione, credo. Andrea credo che ce l'abbia, spero. Nel nostro Educare i Bambini noi chiediamo sempre la collaborazione di voi genitori, perché comunque è un qualcosa che dobbiamo condividere, un percorso che dobbiamo condividere. Sei d'accordo su questo o pensi che le due cose vadano, camminano su strade diverse, siano due cose separate? Non possono essere separate, perché la vita del bambino fa, diciamo che la maggior parte del tempo è in famiglia, ma deve andare di pari passo con tutte le agenzie educative nelle quali lui si trova a crescere, quindi assolutamente deve andare di pari passo. In questo cammino quanto ti è servita la tua esperienza di maestra? Allora, mi è servita, e nello stesso tempo mi è servita a scuola anche l'esperienza scout. Quanto? Non lo so quanto, perché io già da piccola, da ragazza, mi arrampicavo sulle montagne, quindi ce l'avevo anche un po' dentro, diciamo, questo desiderio di avventura, capito? Non è che per forza uno deve essere maestro, assolutamente. Magari a me, visto che l'ho fatto con bambini per tanti anni, un poco l'esperienza sì, nel senso che a me come persona, non come maestra, perché nel mio lavoro anche, soprattutto i primi anni, non tanto ora, ho giocato tanto con i bambini. Cosa pensa che questo gruppo ha lasciato di significativo nel quartiere? Il senso di aggregazione, di appartenenza ad un gruppo, credo che per i ragazzi sia un ottimo momento di crescita. Credo che sia una cosa vitale, una cosa bellissima, di cui anche quattro miei nipoti si sono cresciuti negli Scout, gli piace molto, e ci sono anche quelle future che gli piacciono. Partecipare. Se ci dovessi chiedere qualcosa da realizzare, da fare, ovviamente in base a quello che noi possiamo fare, cosa ti viene in mente? Ma di più credo che sia il verde, curando gli alberi, questa sarebbe la cosa che manca al corpo. Ma c'eravate pure voi? Io no, lei sì. Io sì. Tu c'eri, Sabrina? Sì, io sono entrata nel 2008. E ora in che branca sei, Sabrina? Sono nel clan perché ho 16 anni.
E tu, Valeria? Anche nella branca RS. Chiara? Anche nella branca RS. Lo rifareste? Mille volte, pure io. Sì, sì, anch'io lo rifarei. Cosa ti aspetti dal futuro, Valeria? Spero di poter prendere la partenza e di un futuro comunque entrare a far parte della comunità a capi. E tu, Chiara? Io spero innanzitutto che il gruppo non chiuda, perché anche io, seguendo l'esempio dei miei capi, possa prendere la partenza e diventare anch'io un capo. Sabrina? Io spero che il gruppo continui a crescere, che molti ragazzi continuino, insomma, questa tradizione dello scautismo. Aspiranti capi del Catanzaro 10. Buonasera, buonasera, buonasera. Ma cosa fate qua? Rosario. Il rosario. E la coroncina? La coroncina è la signora, l'ha portata. Con le mani. Numero uno. Ma cosa state aspettando? C'è qualcosa? Volete tornare all'asilo? Dicono di un evento importante. Oggi ricorre il 25esimo degli scout Catanzaro 10. E quindi perché state seduti qua? Che cosa c'è in programma? Qualcosa? Dicono sì, una recita, un qualcosa, è una sorpresa. Quindi noi siamo venuti qua a, come dire, restare sorpresi. Ma che faranno questi ragazzi? Chiara, scusa, hai visto Alessia? No. Tua sorella, parlo di tua sorella. No, non l'ho vista. Ma scusami, forse se non fosse stata tua sorella l'avresti vista? Certo. Ok, grazie prego, Chiara. Prego. Che tipi strani. Ma siete voi che organizzate qualcosa questa sera? Sì. Si può avere qualche anticipazione? No, è una sorpresa. Eccola Alessia, Alessia, vieni qua. Allora Alessia, ciao, come mai qua stasera? Vabbè, c'è l'iniziativa, c'è il 25esimo del gruppo, mi pareva... Ma scusami, non ti vedo in uniforme, come mai? Perché questo è il mio anno di transizione, chiamiamolo così. Sei... È un anno di pausa, ho preso la partenza a gennaio al campo invernale, si spera di ritornare presto. Quindi nelle tue intenzioni c'è quella di ritornare, e nel tuo futuro come ti vedi, Alessia, rispetto agli scout? Rispetto agli scout, spero di intraprendere il cammino in comunità capi al più presto possibile. Un'altra, Gaetano. Salvatore! Ascolta! Bloccate Salvatore, per favore! Non mi mettere che da, ti prego! Cos'è questa, Salvatore? Cosa hanno costruito i ragazzi stamattina? Una cucina, è un angolo di reparto. Questa è la cucina, là c'è il tavolo, vede? E quella è la tenda. I ragazzi, a parte chioma, dicono che sei il loro cambusiere. Ma che significa? E io devo preparare per loro gli ingredienti per mangiare, ecco, la pasta, tutto così. Ma cucini tu ai campi? Il primo giorno, poi cucinano i ragazzi, questa è la loro cucina. E tu li segui? Cioè gli indirizzi, sì. Li segui? Se hanno bisogno di qualche consiglio, ci sono io come ci sono altri capi che sanno cucinare meglio di me. E Salvatore, come si mangia ai campi? Si mangia bene, si mangia. Si mangia bene? Tu sei stata una capo scout. Sì. Raccontaci qualcosa su questo gruppo. Ma è stata un'esperienza bellissima quello che ho vissuto, perché mi ha insegnato tante cose, e anche di me, cose di me che io non conoscevo. È un gruppo molto serio, ogni cosa che fanno la fanno non in modo superficiale ma molto approfondita. Una cosa non si fa niente così per caso, ma tutto viene studiato per avere una ricaduta sui ragazzi. Ti manca? Molto, sì, molto, molto. Il percorso che ho fatto è stato molto bello, però a un certo punto bisogna pure fermarsi, no? Però resterà sempre nel mio cuore. C'è la possibilità che decidi di rientrare nel gruppo? In un'altra forma, forse, non lo so. Non lo so, nella vita non si può mai sapere. Non si può mai dire. No. Noi ti aspettiamo, Anna. Benissimo, grazie. Grazie, ciao. Come ti chiami? Martina. Martina, hai giocato? Sì. A cosa hai giocato? A calcio. Ti sei divertita? Sì. Ti piace, Martina, questa festa? Sì, sì.
Ne organizziamo di più allora? Sì, 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 ne aspetto tante, tante. Ok, grazie Martina, prego. Divertiti, ciao. Grazie, mi sembra di conoscerla, signora Immacolata. Sì. Lei mi pare che suo figlio frequenta il gruppo? Sì, 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 è un lupetto di quest'anno, Daniel. È contenta dell'esperienza di suo figlio? Sì, e soprattutto lui. Il tema che abbiamo scelto è quello della criminalità organizzata e il nostro slogan è Mi Slego, proprio perché vogliamo slegarci da tutto ciò che può essere criminalità, illegalità e violenza per rimanere fedeli alla nostra promessa scout. Vi chiederete chi ce l'ha fatto fare. In modo particolare la curiosità, in quanto questo è un tema di cui si ha timore di parlare e che si nasconde, come dice il procuratore distrettuale antimafia Nicola Gratteri, dietro la mancanza di indignazione. Inoltre, avendo la sede nel quartiere Pistoia, ci rendiamo conto che è un argomento a noi vicino, in quanto Pistoia viene considerato come uno dei principali centri a rischio di criminalità. Noi Scout e il Teatro Vecchi Giovani sono forse le due realtà, diciamo le uniche due realtà presenti nel quartiere, così come hai detto tu poco fa. Se ci dovessi chiedere di fare qualcosa in più di quello che facciamo, cosa ti verrebbe in mente? Una sinergia di centri tra giovani e anziani ci vorrebbe. Non basta quello che facciamo. Se, forse un punto di riferimento, tra l'altro è la Chiesa e il sacerdote fa di tutto per farla, però dell'associazione civile, culturale come il nostro, come gli scout, servono per poter aggregare giovani e anziani, che nel quartiere c'è bisogno. C'è la realtà sportiva, ma sono società sportive che hanno fine a se stesso, però raccolgono anche i bambini, fanno una cultura sportiva. Ci vorrebbe tante cose ancora. Sicuramente si potrebbe magari pensare anche di fare qualcosa insieme noi due gruppi. Come abbiamo fatto negli anni passati, cerchiamo di collaborare con fare tanti altri. Abbiamo fatto il presepe vivente, abbiamo, quando c'è stato bisogno ci siamo messi a disposizione sia gli scout che noi come servizio d'ordine, come tutto. E, tra l'altro noi come associazione Vecchi Giovani facciamo parte a livello nazionale dell'ULLA, che è un ente morale per recuperare l'alfabetizzazione, ecco, quindi a recuperare lo scolastico. Quindi, e anche su questo puntiamo, anche per quanto riguarda la dispersione scolastica, già che siamo un centro culturale appartenente all'ULLA di Roma, e quindi cerchiamo anche questo di poter fare, anche in collaborazione con gli scout, perché no. Il 30 giugno siete tutti invitati a vedere il saggio fatto dal nostro laboratorio teatrale con i bambini dai 6 ai 13 anni, e successivamente ci sarà una commedia preparata dai più grandi, dai 15-16 anni, che è sempre del nostro laboratorio, con una commedia in dialetto catanzarese preparata da me. Ok, allora ci vediamo, in bocca al lupo Maurizio. Crepi. Come essere la moglie di un capo scout? Brutto. Hai visto Deborah, Aldo e Valentina? Sì, sono alla mostra delle foto, guarda. Eccoli, li ho trovati, vieni, seguimi. Voi che siete stati lupetti, che avete fatto tutto il percorso. Ma ho visto le foto, c'eravate. Ho visto le foto e c'eravate. Sì. Io non lo so, ma come vi sentite oggi ad essere capi? È una sensazione abbastanza strana, perché dalle foto ti vedi tu lupetto, ti vedi nel reparto quando fai la promessa, e adesso invece sei tu che fai questi momenti da capo. È una cosa un po' particolare, è una sensazione strana però allo stesso tempo bella, perché siamo in 17 di questi cartelloni, quindi vuol dire che è un pochettino... C'è anche la nostra impronta in questo gruppo, quindi è una cosa bella. Deborah, come cambia il punto di vista da lupetto a capo? Cambia tutto. Non pensavo che
era proprio così diverso, proprio il punto di vista, tutto quanto. È come vivere in retroscena di un backstage di un film, di un set cinematografico. Non lo so spiegare, però ti rendi conto quando sei tu a fare le cose per i ragazzi, per i bambini, le cose che tu hai fatto a tua volta, no? Che te le prendevi a pillole, adesso sei tu a somministrarle, è proprio totalmente diverso. È una cosa, capisci tutto, il meccanismo, tutte le cose che ci sono dietro. Veramente tutto il mondo scout, cos'è veramente, si capisce veramente vivendolo da questa parte. Poi Valentina la è più timida. Valentina, quali delle tre tappe ricordi con più piacere? Quale ti è piaciuta di più? Allora, questa, scusa. Facciamo un... Niente, no, no, ma che dici, vieni qua. No, vabbè, cioè, è una domanda abbastanza difficile, perché comunque tutte e tre le tappe ti lasciano un segno, un qualcosa di... ti cambiano, ti formano, e quindi è difficile come risposta. Penso che comunque l'esperienza che mi ha fatto crescere, mi ha fatto comunque cambiare, sia stata quella dell'RS. Perché comunque le esperienze che abbiamo vissuto di servizio mi hanno aiutato tanto. Lo so che sono esperienze completamente diverse, ma cosa ti piace di più? Essere ragazzo o essere capo? Ragazzo. Tornerei da ragazzo tutta la vita proprio. Deborah? Penso la stessa cosa. Non me ne voglia nessuno, però vivere le esperienze da ragazzo... Infatti adesso spero di poter trasmettere le stesse cose che i capi hanno trasmesso a me quando ero io una ragazza scout. Io sono sicura che ci riusciranno. Vedremo. Anche così. Grazie. Ciao. 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 Sì, ma guarda bene. Così è più bello. Però... Così è facile. Sì, ma così è. È più bello. Lo scoutismo a me piace tanto. Hai mai pensato di entrare negli scout? Sì, ci avevo pensato, ma... E che cosa aspetti? Vediamo. Quando? Non lo so. Presto? può essere di sì, può essere di no, non vediamo. Allora... Bene, perché questa è una promessa, no. Essere scout è un impegno, giusto? Giusto. E nel momento in cui ti prendi questo impegno lo devi mantenere e quindi devi essere sicura di poter fare quella cosa. Non è un gioco, nel senso, io una volta che entri, sei dentro e basta. È vero, però voglio dire, tu hai avuto tanto tempo per pensarci. Te ne serve... A me piace, però è bello come mi piace essere nel ruolo in cui sono. Cioè poter venire ai campi, poter partecipare a queste cosine senza essere coinvolta. In prima persona, esatto. Senza responsabilità. Senza... Pensaci, noi ti aspettiamo. Ok. Non mi metto le gambe in testa. Sergio, mi hanno detto che hai fondato questo gruppo, vero? Diciamo di sì, anche se è vera l'intervista. Vai! È vera. Non ti sembra una giornalista se vera. Se guardate i pannelli, c'è scritto il prologo, 1991. Il 1991 io non c'ero. Il gruppo ha iniziato a muovere i primi passi in maniera informale nel 91, ma non c'ero io, c'era proprio Castello. Il 92, quando poi è stata l'apertura ufficiale, c'ero. Non c'eri. Sì. Ma come ti è venuta questa idea? Cioè, che cosa ti ha spinto ad impegnarti a fondare il gruppo? Non l'hai fondata, ad entrare nel gruppo? E voglio dire, allora, sei ancora qua. No, dopo... l'idea non è venuta a me, però, se siamo onesti. L'idea, allora, è partita da un gruppo di persone qua di Corvo che hanno coinvolto Donna Kill. Poi Donna Kill, siccome era alla ricerca di persone, mi ha chiesto se volevo impegnarmi. All'inizio avevo detto di no, poi ho detto di sì. E quindi diciamo che la chiamata me l'ha fatta Donna Kill. Donna Kill. Ci racconti un episodio che ti porti dentro, che ti porti nel cuore? Beh, insomma, ce ne sono tanti. Ma un episodio particolare non lo so. C'è l'esperienza a Lourdes, la GMG a Roma, quella a Parigi, ecco, la giornata mondiale della gioventù a Parigi. Abbiamo fatto un po' un arutto nella Valle della Loira, è stato bello.
Ma poi sono tanti gli episodi, tanti. I campi estivi, insomma, non lo so, uno particolare non c'è, almeno non mi viene in mente, è tutta l'esperienza che mi porto dentro. In 25 anni di permanenza del gruppo sono passati tanti ragazzi, tanti, ma soprattutto tanti capi. Forse tu sei quello che è rimasto sin dall'inizio. Io e Isa. Isa è entrata l'anno dopo. Tutti e due siamo rimasti dal 92 e Isa dal 93. Cosa diresti, cosa consiglieresti ad un ragazzo che abbiamo intervistato poco fa, i ragazzi che stanno facendo il percorso per diventare capi? Un consiglio? Di essere tenaci, di non lasciarsi scoraggiare facilmente. Non lo so, i ragazzi sono si impegnano spesso per l'entusiasmo che hanno vissuto da ragazzi. Devono acquisire la consapevolezza che questa esperienza da adulti è diversa e quindi che ci sono momenti positivi, ma anche momenti non sempre belli, insomma, ecco, soprattutto nelle relazioni tra adulti. E quindi devono avere il coraggio di superare questa situazione e di impegnarsi, perché poi l'impegno alla fine ripaga in termini di relazione, di soddisfazione personale, insomma, è un'esperienza che va vissuta. Non con un piede dentro e con un piede fuori, tutti e due i piedi dentro, non vale la pena. Alla luce di questi anni passati, cosa rifaresti e cosa non rifaresti? Ma non lo so, quello che ho fatto lo rifarei, cosa non rifarei? Non mi viene in mente cosa non rifarei. Vabbè, una cosa c'è che non rifarei. Ad un campo estivo ho maltrattato dei ragazzi. E quello non lo rifarei. Ma perché loro te lo rinfacciano, lo ricordano? No, perché mi è rimasto dentro come cosa non bella. Perché ci trattavi proprio male. Ok Sergio, ci rivediamo fra 25 anni qua? Che si campano. Già 25 anni mi sa che sono tanti. Dovrei averne quasi 95, insomma è un poco troppo. Speriamo. 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 Un bastone e facciamo un routine invece da rot. Fra 25 anni, arrivederci. Vabbè. Durante il corso degli anni tu hai conosciuto tanti ragazzi e tanti capi. Sì. Ti va di raccontarci, non lo so, se ti è rimasto nel cuore un ragazzo o un capo in particolare e perché? Allora, guarda, nel cuore tutti i ragazzi. Questi ragazzi che ora sono nel clan, ce l'ho tutti nel cuore perché la maggior parte sono stati con me nei Lupetti, sono stati con me nel reparto e ora nel clan. Cioè lavorare quest'anno con questi ragazzi è stato bellissimo per me e penso anche per loro, perché me lo hanno, diciamo, fatto capire tante volte. Isa, dei capi, con chi hai avuto più feeling? A parte tuo marito. Con mio marito per niente. infatti non possiamo stare nella stessa branca. Bah. Nonostante io lo apprezzi molto per quello che fa e per com'è. Diciamo di sì, per vera intervista. Allora, con Danilo mi sono trovata sempre molto bene, sia quando sono stata nel reparto che nel clan. Gaetano pure è stato con me nel branco e comunque anche con Andrea mi sono trovata bene, con Giovanna l'ho detto, no? Chi sono quei due che stanno giocando? Sono i buoni, sono i nostri capitani. I vostri capitani, ma a me io mi faccio un baffo con i capitani. Venite qua che siete troppo lontani. Guarda Luciano, ciao! Se ci dovessi suggerire qualcosa che abbiamo fatto ma non abbiamo fatto bene, qualcosa da rifare, cosa ti viene in mente? Così su due piedi nulla. Nulla. Quindi non voglio dire che siete perfetti, perché non lo siete, però non trovo nulla che non va, quindi complimenti. La nostra famiglia fuori sede, così l'abbiamo chiamata. Siamo pugliesi, brindisini. Anzi, mesagnesi. L'esperienza in questo gruppo come vi ha aiutato ad ambientarvi di più, a sentire meno la mancanza della vostra casa, del vostro paese?
Vai Angela. Diciamo che ti sei risposta da sola nella domanda. Mi sono risposta da sola, vi è servita? Ci è servito. Abbiamo iniziato perché interessava Simona, perché lui vedeva i bambini con le camicie azzurre che secondo lui si divertivano tanto. Lui forse si sentiva solo qui, no? E quindi vedendo questi bambini che si divertivano ci ha chiesto chi fossero questi bimbi con la camicia blu e se lui poteva giocare con loro. Per cui per noi era una cosa nuova, ci siamo informati. Simone ha cominciato il percorso, quindi quell'anno, che era l'anno, il 2008, in cui riapriva il gruppo perché era stato fermo un anno, solo di comunità capi. E l'estate di quel campo, quindi prima Danilo è andato a lavorare, io poi li ho raggiunti verso la fine del campo, abbiamo aiutato in cucina e abbiamo visto questo mondo meraviglioso che era il branco, la famiglia felice. Ce ne siamo innamorati. Sì, bella esperienza. E bellissimo, è Betel, i capi erano Antonia lì, Isa, c'era Ninetta quell'anno, sì, Ninetta. Nabila da aiutare. È stato bellissimo, non si può dire diversamente. Se ci mettiamo impegno e dedichiamo tanto tempo ai ragazzi, ma loro ci ridanno indietro tanto, con la gioia, la semplice gioia dell'essere ragazzi, con il loro modo di vivere, con le scoperte che fanno, perché ci aiutano a rivivere tutto con occhi diversi, con gli occhi dei bambini, dei ragazzi e dei giovani. E questo è il motore, penso, il motore che ci fa continuare, sono i ragazzi. Quanto tempo della vostra vita familiare occupa lo scautismo? Allora, tanto, oltre alle riunioni, oltre insomma, agli incontri che si fanno con i ragazzi, poi ci sono tante altre attività, incontri che ti portano via tanto tempo, però, ripeto, come detto prima, il motore poi sono i ragazzi che ti danno la forza di continuare, di non pensare ai contro di questo impegno. Cosa dicono i vostri figli della condivisione di questa esperienza, di avere due genitori capi scout? Loro sono, a me chiamano, quando sono in attività non mi chiamano papà, mi chiamano Danilo, cioè proprio distaccati, cioè come se fossero il loro capo e loro gli scout. Quindi loro l'hanno presa benissimo, forse perché pure noi riusciamo a confrontarci con loro in maniera molto, almeno penso che ci comportiamo come se fossimo ragazzi anche noi, quindi ci mettiamo allo stesso pari loro quando... Ci togliamo le vesti di genitori quando siamo lì e indossiamo quelle di capo. E quindi non cerchiamo di non fare differenza, anche perché poi sarebbe complicato, perché siamo amici di tutti i loro amici, li conosciamo tutti da quando erano piccoli e ci fa piacere essere diventati parte delle loro vite. Loro ci chiamano, anche per quello spesso ci non avete tempo, no? Perché se ci rendiamo conto che ci chiedono qualcosa, qualsiasi cosa, al di là se sia scout o meno, noi cerchiamo sempre di renderci disponibili, sì, perché ci fa piacere. Cioè, ma alla fine gli scout sono diventati tutto il nostro mondo, va? Ok, grazie famiglia fuorisede. Prego, grazie. Ciao, tanti auguri a casa. Ciao. Ciao. Ragazzi, cosa state facendo? Stiamo salvando Iron Man e Capitan America. Gli eroi di Avengers. E che gioco è questo? Lo so io. Dobbiamo scalpare a Danilo. Scalpare? Che significa scalpare? Questo fazzolettone qui, perché lui ha rapito all'oro e noi dobbiamo cercare di salvare. E l'hanno legato in un tubino. Andiamo a vedere. Noi siamo... Vi state divertendo? Sì, parecchio. Parecchio. Che parte fate voi? Capitan America. Capitan America. State vincendo o state perdendo? Vincendo. Ovviamente. Come ti chiami? Claudia Catesano. Ti piacciono gli scout, Claudia? E quando sei più grande ci vuoi far parte, sì? Ti aspettiamo? Ok. E tu invece chi sei? Chiara, tu sei nelle parto pure. Raccontaci un po' della tua esperienza. Sì, quest'anno sono vice capo squadriglia, sono nel reparto da 3 anni, è nulla, molto bello. Ti piace? Sì. Cosa vedi nel tuo futuro di scout, Chiara? Non lo so, vorrei diventare capo magari un giorno. E tu, Silvia?
Allora, io quest'anno sono capo, quindi mi sento già capo squadriglia, una responsabilità. Il mio futuro, vabbè, in futuro imminente, poi ci sarà il passaggio al clan, poi vedremo come andrà la vita. Vediamo. Avete cominciato tutti da piccolissimi, da Lupetti? Io sì, io un anno di Lupetti. Io sono da 8 anni in tutto negli scout, 5 di reparto e 3 di Lupetti. Ok. Aurora, tu di che branca fai parte? Del Catanzaro 10. Come gruppo, e sei nei? Nei Lupetti. Nei Lupetti, ti piace questa esperienza scout? Sì. Sì? Ti diverti? Molto. Molto? Ok. Allora, buon divertimento. Forza Juve per venire alla fine. Va bene, ok, ciao. Vedo due tipi diversi, vediamo. Perché scappate? Ragazzi, perché scappate? Scusate, scusate, ragazzi. Scusate, ragazzi, una sola domanda. Ma avete un fazzolettone diverso dagli altri, come mai? Perché noi siamo un altro gruppo che siamo gemellati al Catanzaro 10. Che gruppo siete? Catanzaro 11. Dove, qual è il vostro quartiere? Quello di Giovino. Cosa ne pensate di questo gruppo del Catanzaro 10? Vi piace? Sì, per questo ci siamo uniti a voi, per anche sperimentare nuove cose, per fare nuovi giochi insieme, aiutare la gente. Stasera ci sarete pure, sì? Sì, sì, stasera per la sagra della salsiccia non mancheremo. Tutti i ragazzi che ci sono qui credono a quello che fanno. E quindi tutte le cose, tutti i giochi, tutte le manifestazioni che si fanno escono tutte meglio, perché si fanno col cuore. Ma voglio dire, voi potete portare un poco di questa esperienza che avete vissuto stasera anche nel vostro gruppo? Certo. Dovete certo. Essere voi anche a coinvolgere gli altri, a fare in modo che il vostro gruppo sia... si avvicini a questo qua. Più o meno, ok. Ok? Sì, sì, sì. Sì. Allora, in bocca al lupo, ragazzi. Grazie. E noi siamo qua. Si va sa bene. Mai. Ok, arrivederci. Danilo, scusa, ma non abbiamo capito, hai usato questo? Per legare. Per legare i due ragazzi, ma che cosa? Catturato, questo era solo per bloccare Iron Man e Capitan America. Loro erano i cattivi e io ero il cattivo. Cioè loro erano buoni e io ero il cattivo. E io sono sempre molto cattivo con loro. Ma scusami. Quindi li lego, al campo li appendo sui pali. Sì, sì. Gli alberi sono... Ogni tanto ci vuole. Sì, ci vuole. Po' di mano. Ragazzi ci vuole, le maniere forti ci vogliono. Vedi, pure tu, se mi spesti la corda, poi sono costretto a legare. Ma scusate, ma che capo è? È il capo migliore del gruppo. No, non lo dire perché... Sei di parte, scusami, no. Tu che cosa dici di Danilo come capo? Un bravo capo, pure... Bravo, ma anche se vi lega, anche se vi... Vabbè, ma queste cose sono piccolezze, poi... E niente! Ci servono anche... A me sembrano un po' strani. Questo è niente rispetto a questo quello che faccio con i ragazzi. Queste cose ci fai l'oggi al cervello. Chiedigli della salita di Colle Castagne e vedi che è meglio legati che la salita di Colle Castagne. Il capo Danilo è un capo che... Ho visto che legava, qualcuno diceva che, non lo so, durante i campi appende i ragazzi agli alberi, ad un palo. Sì, è vero, purtroppo è vero, però non lo si può fermare. Ha pure il cordino, quello lo userà. Forse è meglio cancellare questa parte che parla di Danilo, forse è meglio cancellarla. Scusate Lupetti, ma i vostri capi sono così? No. Sono un po' più bravi? No! Sì! No, sono più bravissimi al 100%, no, non un po' più bravi. Ma no, perché c'è Giovanni. No. Non lo stai dicendo perché c'è Giovanni. No. E come si chiama? Chi sono i vostri capi? Balù, Akela, Maghira e Fratel Biggio. Balù! Ma sono tre eroe! Voi lo chiamate Fratel Gigio, quindi non sono come Danilo, sono più bravi. Molto, e meno male. Sono molto più bravi. E meno male, questo mi consola. Prima o poi arriveranno al reparto. Il ballo del serpente che di giù le monti per ritrovare la scuola che ha perduto lì. Sei proprio tu. Ma io, che posso dire? Sono proprio io. I pezzettini del mio coso. Basta se c'è le gambe di tutti. No, ci sono poche, ci sono le gambe. Come io parlo?
Giovanna, ciao. Visto e considerato, e io sono Barbara, che da ieri... Sì? No, visto e considerato che da ieri fa interviste un po' qua, un po' là, a chiunque, adesso, a me no, ovvio, adesso è il tuo momento. È arrivato il mio momento. Visto che da poco che sei in questa... vivi questa esperienza, cosa ci racconti? Allora, è un'esperienza bellissima che ho scelto di fare forse un po' tardi, però come si dice, meglio tardi che mai. E quindi sono contentissima ovviamente di far parte di questo gruppo. È un'esperienza che mi ha dato veramente, veramente tanto e spero mi darà tanto, perché io devo comunque finire il mio percorso per diventare capo educatore. Lo voglio fare, è un traguardo che mi sono prefissata e spero di farcela e di continuare questa bellissima esperienza. In bocca al lupo per tutto il percorso. Sì, dimmi, come no? Sei bravissima a fare le interviste, non è che per caso vorresti prendere il mio posto? No, no, vabbè, lascio a te, dai, questo ruolo è così importante. Vabbè, è mio, me lo tengo il ruolo. Grazie Barbara. Prego, ciao. Nome del vostro! Meglio! Non dimenticando! Meglio! Anche la del nostro meglio. Nostro meglio, nostro meglio, nostro meglio, nostro meglio. Sì, meglio, 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 meglio. Apri! Vieni nel cielo! Compro! Pratica d'aghi! Dai! Senza paura! Faccio l'avventura! Vivi, stai morendo! Vieni l'avventura!
Tanti auguri, Catanzaro Decimo. Buon 25esimo. Di una volta, fai assaggiare un goccettino. Cin cin. Oh, ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa questa rubina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa questa rubina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà.